Create una famiglia solo se avete tanti parenti, altrimenti non createla. Questo titolo, che appartiene a questo video, descrive una verità che mi sento di diffondere al mondo intero, o meglio al nostro paese, l'Italia. Perché questo video a questo titolo? Perché dal mio punto di vista fare una famiglia è inutile, creare dei figli è inutile, soprattutto se una famiglia è sola e non ha tanti parenti. Mettiamo caso, due genitori fanno dei figli, entrambi i genitori hanno, sia da parte di mamma che di papà, quindi la mancanza dei loro genitori, quindi non ci sono nonni né dalla parte della mamma né dalla parte del papà, e una coppia fa il figlio e i figli. Il figlio ovviamente cresceranno molto in modo molto solitario. Il padre e la madre infatti saranno costretti a dare i bambini alle babysitter oppure ad affidarli ai cosiddetti centri estivi, che sono delle strutture in cui ci sono degli animatori che controllano i gruppi di bambini che si trovano a stare in queste strutture qua. E quindi di conseguenza i bambini cresceranno molto insicuri. Poi con il passare del tempo i bambini diventeranno adolescenti, senza nonni, senza nonno, forse con qualche eventuale zio. Insomma, non avranno la possibilità di avere una famiglia serena, perché il piattume, io lo chiamo in questo modo qua, la noia, prenderà prepotentemente il posto all'interno della coppia in questione. E quindi il bambino, o meglio i bambini, avranno una sì figura paterna che sarà molto spesso per i cavoli suoi, perché lavorerà, idem dicasi per la mamma, che ovviamente lavorerà. Se c'è la mamma, che invece non lavora, potrebbe stare tranquillamente a casa e accudire i bambini, questo è sicuro, questo è certo. Però è anche vero e anche risaputo che appunto i bambini cresceranno adolescenti, non avranno i nonni, quindi la famiglia, se è una famiglia di quelle che parla molto, si confronterà sempre e solo parlando da sola come famiglia, non potrà avere persone con cui parlare, eventualmente la mamma o il papà avranno degli amici o delle amicizie, ciò probabilmente aiuterà i bambini a crescere, a stare più sereni e quindi anche più tranquilli. Ma se ciò non dovesse accadere, se ciò non dovesse verificarsi, sono certo del fatto che i bambini cresceranno con una elevatissima insicurezza. Ed è proprio questa insicurezza che è alla base dei bambini, che i bambini ovviamente avranno. E quindi dico a gran voce: non fate figli se avete una famiglia non numerosa. Se siete solamente voi due, padre e madre, madre e padre, non avete voi i vostri genitori, quindi non avete i nonni, avete solo qualche zio, qualche eventuale cugino, perché dal mio punto di vista è del tutto inutile. Idem dicasi se i nonni, che eventualmente i nipoti avranno, i bambini avranno, sono per l'appunto nonni che vivono molto lontano. Certo, è chiaro, uno si può tranquillamente spostare, ma se quei bambini cresceranno con dei problemi, come faranno ad andare a trovare per esempio i nonni, punto interrogativo, che vivono magari in un'altra nazione oppure in un'altra regione d'Italia? Ecco perché io preferisco non avere problemi, preferisco vivere delle piccole cose che ho e soprattutto rimanere single. Non voglio avere donne, non voglio avere un matrimonio, non voglio formare una famiglia. Faccio una vita tranquilla, serena, pacata, senza fare chissà che cosa, mi diverto tanto e basta. Questo è quello a cui io, essere umano, ambisco. Grazie, utenti di YouTube, le mie, come dico sempre, non sono verità assolute, però sono convinto che le mie siano verità incontrovertibili, quasi dei dogmi, non voglio esagerare. Prendo spunto però utilizzando la parola dogmi, che è una parola che
riguarda l'ambito cristiano, quindi cattolico. Grazie, pensatela come me, vi invito a farlo. Se non la pensate come me, siete liberissimi di farlo, perché viviamo in democrazia e soprattutto importante è questa, la parola libertà, che come state vedendo ci deve essere sempre. Siate liberi, sentitevi liberi e amate questa parola, la parola libertà, stampatevela sempre su voi stessi. La libertà è sacrosanta, è fondamentale. Grazie, saluti a tutti.